Penso che insomma sono ragazzi che, come ho detto anche in questo tempo, sono l'orgoglio della nostra città, perché sono ragazzi insomma che stanno facendo tanto per cambiare Napoli, ecco, a proposito di quello che parlavamo prima, ragazzi che non aspettano lo Stato, le istituzioni, ma stanno facendo tanto dal sociale, con una mobilitazione popolare per dare vita, ossigeno e aria fresca e pura a questa città. E credo che si possa ancora dissentire, così come io sto dissentendo, ma molto sommessamente, di fronte a due colossi come Santoro e Saviano. Immagino che anche loro possono dal canto loro dissentire di fronte a un governo che è sempre più intollerante a ogni forma di dissenso, questo è evidente. Adesso domani vedremo nuovamente, credo, un migliaio di poliziotti e carabinieri che circonderanno la mostra Oltremare, perché arriva Renzi circondato dal metal detector. Ecco, questa è un'immagine che a me non piace, non piace perché vorrei poliziotti e carabinieri in più in città per garantire sicurezza e quindi rispondere anche alle esigenze di Saviano e di Santoro, e stare vicino invece alla tantissima gente onesta di questa città che sta facendo tantissimo per riscattarsi. Credo che la blindatura c'è quando si perde la connessione o non si è mai avuta la connessione con il popolo. Il teatro, io sono il sindaco di Napoli, presidente del consiglio di indirizzo. Oggi si apre la stagione teatrale con l'Otello, stiamo qui per vedere appunto un'opera artistica, spero e mi auguro eccellente, e non per fare politica qui al San Carlo.